Ciao, in questo video ti spiego qualche esercizio per accompagnare il brano La vita è bella. Alcune cose da sapere, tanto che noi impareremo ad accompagnare il brano, quindi non sarà necessario suonare la melodia, perché la melodia la suonerà un flauto, un violino, forse la canta un solista o un coro. Nel nostro caso probabilmente non faremo una versione per violoncello e pianoforte. Però questo avverrà in un secondo momento, prima bisogna imparare ad accompagnare e quindi è importante imparare a leggere l'accompagnamento nello spartito. Come vedi sullo spartito c'è scritta la melodia e l'accompagnamento è sintetizzato in sigle. Vedi che ci sono, mi prendo lo spartito così ti posso spiegare meglio. Allora, vedi che sopra la melodia ci sono queste sigle. Questi sono gli accordi. Siamo abbastanza fortunati perché in questo brano in Do maggiore, io tra l'altro ho semplificato un po' la siglatura, sono praticamente tutti accordi costruiti sulla scala di Do. Cosa vuol dire? Che se questa è la scala di Do, questa scala serve per costruire la melodia. Vedi che tocco sempre tasti bianchi? Perché il materiale che viene usato per costruire la melodia è tratto dalla scala di Do e quindi non ho praticamente mai alterazioni, salvo eventuali piccole note di passaggio. In questo caso ne abbiamo una, per esempio, qui. Vedi che c'è un sol diesis e una nota di passaggio. È un abbellimento. Per il resto sono tutte note della scala di Do. Anche gli accordi sono tutti tratti dalla scala di Do. Non ti spaventare se alcuni accordi hanno la scritta minore, tipo qui. Oppure sì, se hanno la scritta minore, perché in realtà, anche se sono minori, essendo costruiti sulla scala di Do, tu adesso non ti devi preoccupare della qualità maggiore o minore, perché non voglio ancora spiegartela. Semplicemente tu sai che gli accordi sono costruiti sulla scala di Do e quindi saranno per forza questi sette. Ti posso dire, ma senza spiegarti il motivo, che nella scala di Do, Do è sempre maggiore, Re e Mi sono minori, Fa e Sol sono maggiori, La è minore e Si si chiama diminuito, è un accordo poco utilizzato, tra l'altro in questo brano non compare mai. Però tu non ti devi preoccupare perché per il tuo esercizio basterà leggere il nome della nota su cui costruire l'accordo e il fatto che siano maggiori o minori ti viene di conseguenza perché tu sai che devi toccare un tasto sì o un tasto no partendo dalla nota che dà il nome all'accordo. Quindi se c'è scritto Do saranno queste tre note, se c'è scritto Sol saranno queste tre, se c'è scritto Re minore tu leggi che devi partire da Re e saranno queste tre. Quindi la prima cosa che ti chiedo di fare è studiarti questi accordi e noi suoneremo l'accompagnamento mettendo con la mano sinistra una sola nota, che è il basso. Non sarebbe male se lo suonassi ogni tanto a un'ottava e ogni tanto all'altra per abituarti, però è sempre una nota sola, quindi la puoi fare col pollice o col quinto dito. A volte anche col secondo, se per caso fosse lì in centro. Quindi, per esempio, avremo il primo accordo che è Do, che è il basso di Do, che puoi mettere qui o lo puoi mettere qui. A questo punto ti chiedo di studiare, tanto per averli sotto le dita, gli accordi in ordine dal primo al settimo sulla scala. Magari torno indietro. Perché i video diventano pesanti poi da caricare su YouTube, quindi cerco di dirti l'indispensabile in maniera molto veloce. Tu ovviamente devi dedicare il tempo che ti ci vuole e anche scegliere una velocità adatta a te. Quando hai fatto questo, dovrai stare attenta a degli accordi particolari. Io te li ho segnati sullo spartito, cioè sul file degli esercizi allegato a questo video, all'esercizio 2, che si chiama Accordi particolari presenti nel brano. Eccolo qua. E ti faccio notare che c'è un accordo che si chiama Mi. Mi nella scala sarebbe un accordo minore. Se tu lo fai, diciamo, senza ragionare, ti verrà Mi sol Si, che è un accordo minore. Però a volte l'autore lo trasforma in maggiore. E quindi dentro devi semplicemente vedere che quando c'è scritto Mi senza il minore, l'accordo che tu devi suonare ha il sol diesis all'interno. Questa è una piccola eccezione. Quindi se c'è scritto Mi minore,
non ti preoccupi di niente. Se c'è scritto Mi maggiore, invece metti il diesis. Il mio consiglio è di prendere il file della melodia, cercarti tutti i Mi maggiori, tipo battuta 25, battuta 7, e cerchiarteli di rosso, così ti ricordi che quelli sono gli accordi con il Sol diesis. Non cerchiare ovviamente il Mi minore quando accade, perché quello invece non lo devi suonare alterato. Forse addirittura siamo fortunati che non ci sono dei Mi minore. Quindi quando incontri Mi è sempre maggiore, quindi è sempre questo. Mi pare, adesso sto leggendo velocemente, ma scorrendo, non mi pare di vedere mai dei Mi minore. Quindi diciamo che puoi tenere la regola che se leggi la nota Mi è sempre l'eccezione, cioè sempre questo. Comunque tu cerchiali lo stesso, che male non ti fa. Un altro accordo particolare è questo Fa minore. Se tu costruisci gli accordi sulla scala di Do, l'accordo di Fa, Fa la Do, è un accordo che normalmente è maggiore. Invece nel brano, qualche volta, viene trasformato in minore mettendo un La bemolle. Quindi Fa maggiore diventa Fa minore. Vediamo se per caso, anche in questo caso, non ci sono mai Fa maggiore nel brano, vediamo. Mi pare di no, c'è un Fa minore, quindi quello che fa eccezione, questo dovrai cerchiarlo. Ah no, vedi, c'è anche un Fa maggiore. Questo qui invece è normale, costruito sulla scala di Do. Quindi ti conviene a questo punto veramente cerchiarti tutti i Fa minore che trovi. Questo, ce ne sarà sicuramente qualcun altro. Non ne vedo in questo momento. Comunque fallo. Un altro accordo che fa eccezione, aspetta che lo cerchiamo, è questo qui, eccolo qua, è qua. Si chiama Sol diesis 5. Vuol dire che fai l'accordo di Sol, quindi questo. Però la quinta deve essere diesis. Quindi al Re diesis. Anche in questo caso, nella melodia, vedi per esempio qua ne trovi tanti perché guarda anche solo l'inizio. Sol, 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 Sol diesis 5. Quindi qui ti devi ricordare di modificare il Re e farlo diventare diesis. Fatto tutto questo lavoro, hai già fatto il primo e il secondo esercizio che ti consiglio nel PDF, possiamo passare al terzo esercizio. Per il terzo esercizio ti consiglio inizialmente di studiare molto lentamente, prendi la melodia e leggi gli accordi molto lentamente, triade e basso. Le triade le metti sempre in quest'ordine qui, prima, terza e quinta, anche se devi saltellare tra un tasto e l'altro, perché a volte sono un po' lontani, Do, poi devi saltare a Sol, e fai il movimento, non importa, mettili tutti così. Quindi il tuo primo esercizio sarà leggere gli accordi nell'ordine in cui compaiono il pezzo. Quindi sarà... che quando ci sono due accordi per battuta, tipo dove siamo arrivati adesso, che è battuta 8, dovrai essere più veloce, perché questo dura 4, 1, 2, 3, 4, qui è 1, 2, 3, 4, il Mi arriva dopo due quarti, vado avanti da lì.
mi fa mi re do la, re mi fa mi re do la si la do si la sol la sol la si do si la sol. Qui nello spartito, purtroppo lo scandal che non funziona, manca qualche nota, le note della melodia sono sol. Magari segnatele, ok? Sol, fa, mi, fa, mi, re, mi. Quindi una nota da uno, poi due crome, fa, mi, fa da uno, mi, re, crome, ed è finita la battuta, e poi mi da uno, e poi re, do, si, do, re. Sono tutte crome. E abbiamo finito. Un'altra cosa che ti consiglio è di mettere delle lettere. Non ho purtroppo qui una penna, aspettami un secondo. Facciamo così, con il pennarello. Nel senso che noi sappiamo che c'è una parte che chiamiamo A, la mettiamo qui, che è l'inizio del pezzo. Sol, la, si, la, si, la, sol, sol, la, si, la, si, la, sol, la, 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 la. Poi possiamo dire che questo punto qui lo chiamiamo di nuovo A perché è molto simile. Vedi che la melodia fa di nuovo. Cambia solo questo. Ah, tra l'altro, guarda, questo qui lo possiamo chiamare A1 perché è simile all'A, però poi c'è questo punto, re, do, si, do, re, mi, do, questo punto che è diverso rispetto a questo. Questo è do, la, si, la, do. La do si la sol la per concludere. Invece questo è sol la fa mi re mi do si do re mi do per concludere. Qua. E tra l'altro le note che devi aggiungere sotto sono esattamente queste, te le ho spiegate, ma in realtà le leggi qui. Quindi questo vuol dire che qua, dove riprende la melodia, possiamo chiamarlo A1. Perché è uguale a questo. E questo, controlliamo, do, la, si, la, do, la, do, si, la, sol, sembra uguale all'inizio, quindi lo possiamo chiamare A. Appunto, la parte dove cambia invece qua, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, do, la, si, la, sol, si, la, mi, fa, mi, re, fa, mi, fa, mi, re, do, si, la, do, la, si, do, re, do, si. Quindi è B. E invece questo lo possiamo chiamare B primo, perché è molto simile a B, solo che la fine è un po' diversa. Qua è si, la, do, la, si, la, sol, si, la. E qua invece si, la, do, la, si, do, re, do, si. Ok? Quindi abbiamo A a primo, B, B primo, A a primo. Cosa vuol dire? Una buona notizia, perché vuol dire che tu alla fine devi studiare solo fino a dove riprende A. Il resto è uguale. Ma le lettere ci servono anche per quando dobbiamo parlare con il solista, perché se lui vuole ripetere un punto, ci dirà partiamo da A primo prima, per concludere, oppure partiamo da A primo prima del B, e noi sappiamo da dove cominciare, senza dover contare i numeri delle battute, dire partiamo da battuta 59, 27, è molto facile parlarsi con le lettere. Quindi le lettere devono essere condivise con i solisti, e ci servono per poter comunicare velocemente e quindi avere dei punti noti per ciascuno. E anche proprio per riconoscere quando il brano si ripresenta in forme uguali e ci sono solo piccole variazioni. Quindi finiamo la nostra lezione parlando dell'altro esercizio che ti ho dato, l'esercizio 3. L'esercizio 3 semplicemente è, tu puoi ascoltare la base registrata col flauto che ti linko su YouTube, e puoi suonare gli accordi della melodia insieme alla base. Quindi quando sei sicura che li hai studiati bene, te li suonerai in ordine, come ho fatto prima io, ma con la base. E quando anche questo sia sicuro, cominciamo invece a fare degli esercizi, parlo dell'esercizio preparatorio per l'accompagnamento, in cui ti chiedi invece di studiare dei ritmi, cioè dopo scontato che gli accordi tu li sappia, e che ti vengano anche abbastanza velocemente, tanto da poter accompagnare la melodia, però il tuo accompagnamento sarà così. Gli accordi che durano un sacco di tempo, fermi. E allora mi piacerebbe che questi accordi avessero un ritmo.
ci sono dei ritmi più complicati e dei ritmi meno complicati. Io ti ho fatto degli esercizi progressivi, sono questi. Ti ho dato 1, 2, 3, 4 e 5 ritmi. Ognuno di questi ritmi te lo studi da solo. E per il momento lo cominci a studiare solo su un accordo, tipo solo su Do, per imparare a coordinarti, come fossi un percussionista che deve imparare un ritmo. Tu devi imparare il primo ritmo, usando sinistra e destra, con le note ovviamente che abbiamo stabilito, quindi la destra suonerà l'accordo e la sinistra il basso, però sei obbligata a tenere il ritmo che ti ho scritto. E stai sul ritmo 1 finché le mani e le braccia si coordinano come se fossi un tamburello. Il ritmo è molto semplice, cioè invece di stare tutto fermo, avrai 4 ripetizioni con l'accordo. Quindi questa sta ferma e questa no. E ripeti ogni 4, torni indietro e lo rifai. Quando il ritmo è sicuro, puoi cercare di applicarlo a tutto il brano. Quindi, molto lentamente, canticchiandoti la melodia, comincerai a fare Sol. Qui avrai 2 accordi in una sola battuta, siamo alla famosa battuta 8, quindi potrai ripetere solo 2 volte ogni accordo, perché sennò finisci per suonare 4 quarti, invece quando devi suonare solo 2 di quarti per ogni accordo, quindi farai e vai avanti. Non stare a impazzire, cioè lavora magari su questo ritmo, ma prima di riuscire a metterlo su tutto il brano ci vorrà qualche settimana, quindi magari provi a metterlo sui primi 2 accordi e poi passi a qualcos'altro, perché ricordati, il cervello, per amare la musica e non annoiarsi, deve essere trattato in maniera creativa, quindi non stare a ripetere le cose 100.000 volte sempre uguali, piuttosto fai un po' di cose diverse in maniera che il tuo cervello trovi sempre un po' di interesse in risolvere nuovi problemi. E magari ci metterai più tempo a suonare ogni ritmo su tutta la melodia, però non ti sarai annoiata e soprattutto non ti sarai irrigidita, perché le braccia facendo sempre la stessa cosa, se non sei più che brava a controllare di essere rilassata dappertutto, dopo un po' si irrigidiscono. Quindi il mio consiglio è di ogni cosa che ti dico, farla per poco tempo e magari provarle un po' tutte, anche se ti sembrerà di vedere meno risultati, è comunque più piacevole. E anche meno pericoloso, perché noi lavoriamo a distanza e io non vedo le tue posizioni se ti irrigidisci. Quindi sono sicura che se ti faccio cambiare movimento spesso, anche se ti irrigidisci in particolare su uno, non lo farai per troppo tempo di seguito. Quindi ti faccio sentire tutti i ritmi che ti ho proposto. Ti avevo fatto sentire il primo, il secondo sarà un po' più difficile perché hai... Quindi la mano destra fa... 3, 4. La sinistra invece di stare ferma sul quarto quarto ribatte la nota 1, 2, 3, 4. Quando ci sono 2 accordi devi splittare il ritmo, la battuta che ti ho dato di ritmo in 2 parti, il primo accordo sarà sulla prima metà e il secondo accordo sarà sulla seconda metà. Terzo ritmo è più semplice, è basso, accordo, accordo, basso, accordo, accordo. Quindi 2 quarti già devo cambiare accordo, quindi in questo caso non ho neanche tempo di finire il Do e devo già andare a Mi, quindi sarà quarto ritmo 1, 2, 3, 4. Thank you.
ultimo ritmo, che è poi quello, diciamo, ufficiale che terremo probabilmente poi quando accompagneremo veramente, è molto complicato perché un cha cha, un cha cha, un cha cha, un cha cha. E puoi proprio usare questo un cha cha per imparare a coordinare le due mani magari sul tavolo o sulle gambe. Un cha cha, un cha cha, un cha cha. Deve essere una cosa che ti viene talmente naturale che puoi trasferirla qua. È semplice. Nota che in questo caso il ritmo è più veloce, un cha cha, e sono due quarti. Quindi per fare un'intera battuta, un cha cha lo devi fare due volte. Quindi un cha cha, un cha cha, e abbiamo fatto la prima battuta. Se arriveremo a battuta 8, dove? Quando arriveremo a battuta 8, dove gli accordi sono due, avrai un cha cha, un cha cha. Quindi quando gli accordi durano 4 lo fai due volte, se durano 2 lo fai una volta sola e cambi. Leggero, e deve essere una cosa un po' pizzicata, leggera, come l'ovetto, devi avere quel suono lì. Stai pure vicino al piano, non è il caso che fai dei salti, però pensa a qualcosa che ti serve giusto proprio poco poco per schiacciare i tasti, non è una roba che devi premere. Questo ti aiuta anche a non irti. Quindi hai un sacco di lavoro da fare, che ovviamente sarà il lavoro che farai in tutta questa quaresima che stiamo facendo a distanza, e poi continueremo ancora insieme, perché questo, diciamo, è un brano che richiede tempo per essere preparato. Diciamo che quando riuscirai a usare questo ritmo accompagnando la melodia su YouTube col flauto, sarai pronta per accompagnare i tuoi amici musicisti che suoneranno o canteranno la melodia insieme a te. Buon lavoro!